Allora, ciao gruppo. Ciao, come va? Tutto bene? Male, grazie. Un saluto da... Pietro Arzolas? No, da dove? Ah, da Bucarest. Da Bucarest. Mi raccomando che non confondetela con Budapest, Budapest, perché giusto? Budapest sta in Ungheria, Bucarest sta in In Romania. Romania. Romania, mamma mia. E si sta molto bene qua, molto molto bene. Quando hai i denti? Soprattutto dopo un mese, Dopo giusto? mesi. Dopo fatto un bellissimo lavoro. Noi siamo oggi che vi facciamo un video per parlarvi un pochino di Bucarest, gli parliamo. Bucarest, Ok. sì. Lui è un mio conterrone, di dove sei nato? Maracalagolis, provincia di Cagliari. Di Cagliari. Io sono nato a Cagliari, provincia di A Cagliari. Semini. Vissuto da Semini, poi trasferito all'estero. Mi hanno dato poi cittadinanza in Moldavia, ora ci trasferiamo in Romania, ci siamo In trasferiti Romania. qua. Comunque, per dirvi che Bucarest è una città semplice da raggiungere, tant'è che Pietro ci raggiunge Dalla Germania, da Germania, Stoccarda. Stoccarda, dove vive. C'hai voli diretti lì con Sì, voli Bucarest? diretti anche molto buoni prezzi. Con L'ultimo ho Wizz Air o fatto Ryanair, cosa hai fatto? Blue Air Blue ieri. Air, Sì, Blue Air, perché sì. ce n'erano pochi voli, però li trovi dappertutto. Da Stoccarda, da Monaco, da Karlsruhe, idem, sì. Bucarest è una di quelle cliniche che abbiamo aperto che aiuta tantissimo la diaspora italiana, per esempio tutti gli italiani che vivono all'estero, Irlanda, Inghilterra, Danimarca, Olanda, Francia, sono tantissimi gli italiani che vivono all'estero e che magari prima Sì. avevano delle connessioni un po' più difficili Sì. con Chisinau, invece con Bucarest riescono a Sì, è molto, trovare molto delle meglio. connessioni molto convenienti. Infatti c'è molta gente dalla Germania che vuole venire qua, non Sì, vuole andare in sì, sì. Moldavia, ma bensì qua. Dalla Germania, anche la settimana scorsa ce n'era un altro di paziente dalla Germania. Stanno venendo molto dall'Inghilterra, stanno venendo dall'Irlanda. E una cosa che io vi consiglio, quindi, se non riuscite a connettervi con l'aereo con Chisinau, ricordate che ci siamo anche a Bucarest. Bucarest. Che tipo di lavoro hai fatto? Io ho fatto tutte e due arcate, Le arcate? sia giù che su. Ok, quindi già messo gli impianti, Sì, messo gli impianti dolore provvisori. Dolore niente, si può e ma dire. non fare quello Superman. No, è vero, voglio dire sì, la punturina si sa che si sente un po' di dolore, però dopo il L'anestesia. lavoro ho visto che i chirurghi lavorano veramente bene, molto C'è il bravi. dottor Andrei qua che ha fatto l'intervento e invece la parte protesica dovresti domani montare i denti definitivi, non definitivi, No, provvisori. provvisori, sì. Provvisori, Sì. perché definitivamente, nel senso che prima si fanno le prove, poi si montano dopo le prove i denti. I denti che inizialmente, ecco, una cosa molto importante, ricordatevi che appena mettete i denti provvisori, quelli sono dei denti dal punto di vista funzionale che servono comunque a mangiare i brodini, non ci dovete mangiare la bistecca. La bistecca ce la mangiate poi con i denti definitivi. Definitivi, sì. Questi servono solo a far guarire le ferite, poter parlare con le persone, poter sorridere, insomma, avere qualcosa in bocca per potersi relazionare. Ma dal punto di vista funzionale, i provvisori sono semplicemente dei denti che servono a far guarire le gengive. C'è una regola che se non lo puoi tenere in mano, lo puoi mangiare. Ok, quindi cose morbide, cose liquide, cose morbide, perché poi quando tornate, che ne so, a Stoccarda oppure a Londra o Dublino, dovete stare 4-6 mesi, ora quanti mesi devi stare con i provvisori in bocca? 6 mesi. Sei Se mesi, sì. inizi a mangiare il torrone, le bruschette, i cibi X, quelli che io definisco X, che possono avere sorprese all'interno, per esempio le torte, possono avere gusci di noci all'interno. E quando ti vanno tra i denti, te ne accorgi dopo che c'era qualcosa di E duro. poi non riesce neanche, voglio dire, magari non riesce a Non toglierlo, riesci, no, no? no, Bisogna si mangiare cose, spaccano i si denti, spaccano si i denti e poi. spaccano, capito? Quello che poi bisogna fare è usare molto, se mangi che so, la fettina di pollo, va tagliata col coltello e poi la mastichi con le simulazioni dei denti. A parte che i provvisori spesso non hanno i denti posteriori, perché delle volte i denti posteriori dovrebbero poggiare sugli impianti più posteriori, però l'osso delle volte dietro non è di buona qualità. E allora non li mettiamo i denti nei provvisori dietro per evitare che sovraccarica l'impianto e poi l'osso non riconosce questa cosa che vibra dentro all'osso, lo riconosce come un corpo estraneo e lo espelle e quindi l'impianto non si integra. Quindi
questi casi noi preferiamo mettere i denti solo negli impianti quattro anteriori, di modo che dietro si integrano bene gli impianti e poi dopo nei definitivi scopriamo e mettiamo i denti più lunghi che arrivano fino a dietro. Io ieri li ho già provati. Ci hai già mangiato? Sì, ci ho già mangiato, sempre ovviamente come avete detto voi, roba morbida. Okay. E mi sono trovato bene, ero soddisfatto. Mesi che non mangiavo così. Sai che molti pazienti quando gli montiamo poi definitivi piangono, perché soprattutto quelli che avevano la protesi mobile, che avevano una vita la plastica sulla lingua. No, e quando riniziano a mangiare dicono i sapori così non li sentivo da anni. Perché non riesci più a masticare bene? Non riesci. Io c'avevo le due protesi che erano ballerine. Scheletrati. Qui si spostavano di là, capito? Come mai sei arrivato in Moldavia, in Romania? Chi te ne ha parlato di noi? Io guardando su internet ti ho visto che eri sardo, ho detto un mio compaesano, allora vediamo cosa. Allora ti ho seguito da quasi un anno. Che siamo diventati quasi parenti a pure di vedere tutti i giorni. Esempio, ma ti faccio vedere, in pochi la vedono, quelli che vengono da me, ma voi dovete sapere che io sono proprio sardo nell'anima, cioè addirittura vi faccio vedere la cover del telefonino. Vedere, aspetta che l'ho tolta dal telefono, guardate qua. C'ho pure la cover. Non ve lo posso far vedere, ma c'ho anche il tatuaggio nella schiena della bandiera della Sardegna. Della Sardegna, vero? No, per dire che lì le radici sono importanti, che uno si ricorda da dove viene. È una cosa che ho sempre detto io, perché io ce l'ho fatta nella vita, come tanti sardi che ho conosciuto in giro nel mondo, sicuramente anche altre regioni, ci sono splendide persone, regioni d'Italia, ma anche a livello europeo. Però i sardi hanno una cosa, che quando ti dice una cosa, la fa. Capito? Dici, vediamo domani per tata. Ok, domani però ci stiamo contattando. Sì, è vero. Quando era andata a vivere invece in un altro posto, non vi dico dove, quando era andata a vivere lì un ragazzino, mi diceva, dai, allora ci vediamo la settimana prossima. Io aspettavo che mi chiamavano, invece no. A Sascarescia, che vuol dire a dimenticarsene. Se vedi come in Germania è un esempio, sono così. Un'altra mentalità proprio totalmente diversa da noi. Siamo, tu hai un ospite a casa. La casa è sua, si può dire, ti dai tutto quello certo. Che fai, come se sia casa tua. Un mio collega ha avuto ospiti. Guardate, ci stanno interrompendo il video live, ragazzi. Ciao. Anna Maria, lei si occupa di... che ne so. La password qua? Sì. Sarà la solita, questa, no? 1, 2, 3, 4. Niente, stiamo cercando in diretta una password, non ho idea. Questo di chi è? Virinea. Sentiamo Virinea. Non sa lei. Uh-huh. Ragazzi, se sapete la password, fatecelo sapere. Sì. Ci abbiamo un computer qua senza password. Comunque, per dirvi che perché abbiamo avuto successo noi, perché serietà semplicemente delle persone che quando dicono una cosa la fanno. E tanti sardi che ho conosciuto all'estero sono persone che alla fine quando lasci la Sardegna lo fai per qualcosa di grande, se no non la lasci la Sardegna. Non lasci mai, la nostra terra è sempre la nostra quando terra. Quando sono stato con i ragazzi in Sardegna ogni anno io li porto d'estate, loro mi dicono ma come cavolo hai fatto andartene via da qua? Sì, perché devo fare qualcosa infatti di più grande. Io la prima cosa ogni volta che devo è Sardegna, ferie, Sardegna, io la Sardegna non la cambierei con nessun altro isola al mondo o terra al mondo. Però siamo con terroni ormai che vivono all'estero, tutte e due. Ti stavo dicendo prima, la Germania, se tu vai a trovare un amico, magari l'hai avuto a casa, l'hai ospitato 15 giorni, l'hai dato il maialetto, l'hai dato l'agnello, l'hai portato in giro a vedere le spiagge belle, più belle del mondo. Il giorno che tu hai bisogno di lui, vai solo il campanello, non ti aprono la porta perché non hai il termine, sarebbe l'appuntamento. Mm-hmm. Tu le devi dare l'appuntamento sono precisi, e devi dire, mica devo venire a trovarti, ci sei a casa. A che ora? E se no ti dicono, ma se eri a casa ieri, hai suonato, perché non mi hai aperto? E non avevi l'appuntamento. A un sardo poi l'hanno detto, puoi immaginare questo sardo cosa gli ha combinato. Quanti di voi vivono all'estero, ragazzi? Scriveteci qua sotto. E quanti di voi vivono in Germania? Scriveteci qua sotto, perché io penso che abbiamo una grossa comunità di pazienti in Germania. Veramente sì, tantissimi sono i pazienti in Germania e anche dentro a questo gruppo.
facciamo sottogruppo degli italiani in Germania, e ragazzi. E infatti ci sono molti tedeschi che mi stanno chiedendo, che vogliono, gli ho già dato l'indirizzo del vostro contatto per venire qua. Loro sono sicuramente una delle nazioni poi tra l'altro più connesse qua con Bucarest. Bucarest c'ha voli praticamente per quasi tutte le città. Ma poi uno che viene qua, si fa una bella settimana qua, voglio dire, è anche bello da vedere. Sì, ma senti gli uccellini fuori, c'è un sole questi giorni, si sembrava estate, c'erano 30 gradi all'ora di pranzo. Io dice la gente che si faceva il bagno nel lago, poi dall'albergo c'è una vista stupenda. Comunque, guarda, ecco, c'è Maria Rosaria che lei vive per esempio in Inghilterra. Ci vediamo presto, ragazzi. Quanti altri vivono di voi in Germania? Scriveteci qua nei commenti. Auf Wiedersehen! Ciao! Ciao! Ciao, sì, Tag noch!